Ok. Aspetta. E no, però davanti. Faccia dove stava. Mettiti qua. Aspetta, siamo un po' più zitto questo. Sono qua, Vieni proprio qua. Sono qua, tutto per te. E quando viene la sera... Cavolo. Aspetta, facciamo così. Prendi quel ciocco, ecco, bravo. Mettilo là. Ecco, ok. Dai, c'è un... Siediti. Dove mi metto? Centro. Al centro. Tanto non devo dire niente. Vabbè, dai, fai il pubblico. Fai l'assante. Faccio il pubblico ministero. Attento, ragazzi. La vecchiaia è una brutta cosa. Allora, ultima tappa di questa giornata di intensa di video è diciamo il cappello di tutto quello che abbiamo detto, ma uno dei tanti cappelli che ha una lunga penna nera quel cappello. E allora andiamo a prendere il caro amico geopolitico ufficiale americano tale Lutwak Edward, che grande conoscitore dell'Italia, fra l'altro. Allora, nel 68 Lutwak ha pubblicato un libro che si chiamava Strategia del colpo di Stato. Io ed Alba Mediterranea, che sappiamo bene come si è evoluto lo scenario politico nostrano, diamo la nostra chiave di lettura di alcuni passi significativi per chiarire chi è il prestigioso professor Lutwak, che andò da Vespa a raccontare spudoratamente ciò che il potere mondialista, allora ancora non così evidente, metodicamente andava realizzando anche in Italia, alla faccia della volontà degli italiani, degli elettori italiani. E vi segnaleremo le parti più salienti, che cosa sia accaduto in Italia negli ultimi 40 anni, perfettamente descritte e preconizzate nel suo libro. Che Edward Lutwak sia una aruspice. Il colpo di Stato non deve essere mai necessariamente assistito dall'intervento delle masse, né in grado significativo della forza del tipo militare. Infatti lui dice: se un colpo di Stato non fa uso delle masse e delle forze armate, quale strumento di potere si userà per prendere il controllo dello Stato? La risposta in breve è la seguente: il potere verrà dallo Stato stesso. E poi ci arriviamo. Un golpe consiste nell'infiltrare un segmento, anche piccolo, ma cruciale, nell'apparato statale, che verrà poi usato per togliere al governo il controllo di tutto il resto. Questo era valido nel 68, ma oramai non c'è più ganglio vitale all'interno dello Stato che non risponde alla finanza internazionale, alla massoneria di rito inglese e così via. Ma come prima, certe cose cerchiamo di... perché sennò continuiamo sempre a pensare che i colpi di Stato siano un fatto esterno alla vita pubblica italiana. Mentre la vita pubblica italiana è la storia dei colpi di Stato. Certo. Basterebbe pensare a Napoleone. Quanto riguarda l'Italia, non per quanto riguarda la Francia. Questi infiltrati sono i governatori della Banca d'Italia, i Presidenti della Repubblica, primi ministri, Presidenti della Camera, del Senato, Presidenti delle commissioni parlamentari, circa 800 direttori generali nominati senza concorso pubblico fra il 92 e il 93, eccetera, eccetera, più o meno 5-10 mila persone nell'arco di 20 anni, non particolarmente tante da foraggiare, ma per chi ha le banche in proprietà, oltretutto, no? La prima condizione preliminare per un colpo di Stato è la seguente, dice sempre Lutwak: le condizioni economiche e sociali del paese bersaglio devono essere tali da limitare la partecipazione politica a una piccola frazione della popolazione, cosa ormai perfettamente attuale. Ascoltate bene.
È esattamente la condizione dell'Italia, dove a seguito del Porcellum, le liste, e poi dell'Italicum, non è cambiato quasi un cazzo. Anzi, del Mattarellum, vedici anche quello, anche, perché visto che sta ancora lì, questo delinquente. E non parla del Rosatellum di adesso, ancora lì. Le liste elettorali dei candidati sono filtrate dalle segreterie dei partiti, e dove o si è allineati, dov'è? Aspetta, o non si è neppure ammessi alla campagna elettorale, e dove per di più per disprezzo e disillusione monumentale cazzata ormai vota la minoranza degli aventi diritto, come evidenziato recentissimamente in Sicilia. Quindi il controllo elettorale è completo e totale. Pensateci, quindi, se si va, andasse mai alle elezioni. Ma no, ma anche la nascita di nuovi partiti, qua c'è descritto bene come funzionano le cose. La seconda condizione preliminare del colpo di Stato è per conseguenza lo Stato bersaglio, lo Stato bersaglio deve essere sostanzialmente indipendente e l'influenza delle potenze straniere nella sua vita politica interna deve essere il più possibilmente limitata. Guarda caso, limitata alla Russia in particolare. Ecco perché Salvini è stato attaccato, non per altro. Certo. È esattamente la situazione italiana negli ultimi 20 anni, in cui fin dal 1977-78 anche il Partito Comunista è stato faraggiato sempre più dalla CIA attraverso varie società prestanome ed occulte, a scapito dei finanziamenti provenienti dalla URSS, che poi sono tracollati con il fallimento del mondo comunista e che a partire dal 1989 è quindi stato completamente sostituito con la dipendenza dai finanziamenti americani. Capito, signori comunisti del cazzo? Capito? Quelli io sono comunista della prima ora, ma che cazzo sei della prima ora? Sei stronzo della prima ora. E allora, infatti, gli eventi realizzati alla conquista del potere diluito e graduale in Italia sono successivi a quella data del 77-78. Se i burocrati sono collegati alla leadership politica, la presa di potere illegale deve avere la forma di una rivoluzione di palazzo. Ed essenzialmente consiste nella manipolazione della persona del governante. Egli può essere obbligato ad accettare politiche e consiglieri, può essere ucciso o tenuto prigioniero, ma tutto ciò che accade nella rivoluzione di palazzo deve essere condotto solo all'interno e da interni. Anche adesso ci siamo in questo, certo, discorso. Come no? Anche qui ci sono tutte le possibili variabili, le varie fattispecie, no? Ecco. Ma pensate solo a Salvini, che fino al giorno prima diceva peste e corna, a un certo punto ha smesso di parlare. Guarda, fateci caso, pensateci a queste cose. Infatti, chissà come l'hanno ricattato. Ci sono gli interni alla lobby omosessuale, anche, che è parallela alla lobby omosessuale che comanda in Vaticano. Poi, infatti, basta vedere cosa ha combinato Napolitano, che nel giro di pochi giorni, d'accordo con la Morgan Stanley e Standard & Poor's, nel giro di pochi giorni ha nominato senatore a vita quell'infame e inarrivabile Di Monti, poi ha fatto dimettere Berlusconi convincendolo a suon di sberle in borsa, e poi senza nessun titolo e in dispregio di qualunque norma procedurale ha fatto eleggere da un grumo di serpi della politica quel verme strisciante ai piedi di Morgan Stanley rispondenti all'attuale primo ministro. Ora parliamo di prima. Quale? Attuale in tutte le fasi dell'attualità politica italiana dal 1945 in poi. Okay. Tutti gli attuali ministri sono tutti contumaci a questo sistema qua. Apparentemente contumaci, ma non affini. Sono contumaci. Apparentemente contumaci, ma affini e affiliati a questo la sistema. La parola non è contumaci. Vabbè, collusi, vabbè, beh, collusi, compiacenti. Pertinaci. Pertinaci, giusto. Tutto il potere, tutta la partecipazione è nelle mani di una piccola elite istruita, benestante e sicura, e quindi radicalmente differenziante della vasta maggioranza dei suoi concittadini, praticamente una razza a parte. Esattamente così, addirittura i rappresentanti, a tutto tondo e sotto ogni accezione semantica, di questa piccola elite, oggi sono al governo. Ne abbiamo viste anche due o tre bande in contemporanea. Certo. Noi vogliamo prendere il potere all'interno del sistema presente. Noi dunque avremo un compito duplice: imporre il nostro controllo alla macchina dello Stato e allo stesso tempo usarla per imporre il nostro controllo
al paese nel suo complesso. Perfetta ed esaustiva descrizione dell'evoluzione sistemica concretizzata negli ultimi due decenni. Siamo in un, sempre Luttwak che lo dice, siamo in un sistema bipartitico come nel mondo anglosassone, dove i partiti sono in realtà coalizioni di gruppi di interesse, siano partiti basati su valori di classe o religione, come nell'Europa continentale. I principali partiti politici dello Stato negli Stati evoluti e democratici non presentano una minaccia diretta a un golpe. Capito? Quindi sono non i partiti, ma queste coalizioni di gruppi di interesse. E qua ci stanno tutti. Altrettanto perfetta e scientifica descrizione di concetti rappresentanti nell'essenziale dell'essenziale inefficacia e dell'inutilità e soprattutto di incapacità di tutela di cittadini e di autodifesa della stessa struttura esistenziale dello Stato come attualmente strutturato dagli attacchi esterni ed interni. Il nostro strumento, sempre Luttwak che dice questo, sarà il controllo dei mezzi di comunicazione di massa e fra cui omessi giornali e televisioni. Le trasmissioni radio e televisive avranno lo scopo non già di fornire informazioni sulla situazione, bensì di controllarne gli sviluppi grazie al nostro monopolio sui media. Lo diceva nel 1968, oggi è massiccio, è massivo. Previsione profetica, o meglio, vademecum da seguire, vedasi chi organizza l'informazione. Sempre Luttwak che dice, dobbiamo fare uno sforzo per sopprimere quel genere di notizie, se qualche resistenza compare dobbiamo sottolineare con forza che essa viene da isolati, ostinati individui populisti, malinformati e disonesti, che non sono affiliati a nessun gruppo o partito importante. L'inevitabile sospetto che il colpo di Stato opera della macchinazione della compagnia Morgan Stanley può essere stornato attaccandolo violentemente, verbalmente in tutte le trasmissioni televisive e sui giornali, e l'attacco sarà tanto più violento quanto più questi sospetti sono giustificati e attendibili. Mi sembra che non c'è nient'altro da evidenziare. Assolutamente concreto. Quello che noi abbiamo visto prima nei video che abbiamo realizzato poco fa oggi risultano evidenti una serie di cose, ma voglio, mi è capitato così per caso, ma l'ho voluto stampare perché allora noi siamo fermi a tre costituzioni, anzi a quattro, a quella dello statuto albertino, a quella del Regno d'Italia del 1900. Che era lo statuto albertino comunque. Sì, era una revisione di quello albertino. Ma proprio minima. E poi c'era quello del movimento della Repubblica, del movimento del Repubblica Sociale, il primo, quello della Repubblica Sociale, il secondo, e poi quello della Costituzione attuale in vigore del 1947. Bravo. Allora, mi è capitato di sfuggire di vedere elenco delle costituzioni francesi dal 1791. La Costituzione francese del Regno di Francia del 91-92, Costituzione francese dell'anno primo, quella del 24 quella giugno, fondamentale. Quella fondamentale, poi la Costituzione francese dell'anno terzo, Costituzione francese dell'anno ottavo, che era quella del direttorio, quella della esatto. Seconda, la direzione dell'anno ottavo, che era quella del consolato, e poi quella dell'anno decimo, che era quella del consolato a vita, quella del dodicesima, che la undici è andata persa, che era del 18 maggio del 1804, che era la Costituzione del Primo Impero, poi la Costituzione del 1814, quello della Restaurazione, poi la Carta Costituzionale del 1830, quella della Monarchia di Luglio. Un momento, questo è molto importante, certo, quello del 30, che è all'origine poi delle rivolte degli anni 40, certo, perché quello certo. Del 30 è importante, no? Mi sono soffermato per dirlo, perché è quello a cui fa riferimento Benjamin Constant, sì. E quindi è importantissimo. Sì. E questo potrebbe portarci a pensare che perché non revisionare anche la nostra stessa Costituzione? Perché i francesi ogni volta che fanno un cambiamento giustamente lo scrivono, certo. Perché quella è la democrazia. Perché deve essere aggiornato, deve essere up to the date, come dicono gli americani. No? Se no che riferimento fai? Poi Costituzione del 48, quella della Seconda Repubblica. 1848. Certo, 1848. Poi Costituzione del 1852, quella del Secondo Impero, quella di Luigi. No, prima il Secondo Impero viene dopo. Del 1852, del 14... Non è del Secondo Impero, scusa, il Secondo Impero viene... Costituzione 59. Del Secondo Impero Francese, calmo, poi dopo te lo dico.
Poi la legge costituzionale del 1875, del 24-25 febbraio del 75 e 16 luglio del 75, le leggi costituzionali della Terza Repubblica. Poi la legge costituzionale del 2 novembre del 45, la legge costituzionale del governo provvisorio della Repubblica Francese. Poi la Costituzione francese del 46, che era quella della Quarta Repubblica, e poi quella del 58, che è quella della Quinta Repubblica, che è De Gaulle, che è tuttora in vigore con qualche piccola modifica. Esattamente. Allora qui ci sono, allora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aspetta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 costituzioni. Noi ce n'abbiamo avuta una. A malapena. E neanche rispettata. Oltretutto, no, ma soprattutto mai applicata. Mai applicata. Come quella dell'articolo 43 o 44, che è quella della partecipazione alla gestione delle imprese da parte degli operai. È previsto nella Costituzione. Certo. Mentre in Germania gli operai della Volkswagen prendono a fine anno la gratifica di fine anno per la redditività, per tutte le cose, ma per legge, per partecipazione agli utili e guadagni che ha fatto la Volkswagen, certo, in Germania, parallelamente avremmo dovuto fare con la Fiat ugualmente, certo, invece manco per cazzo, certo, mai un anno solo, mai neppure una volta, quando è previsto l'articolo 44 e quindi al massimo dopo un anno doveva essere messo in operatività, certo, e invece no, tanto vedetene una, ma lo stesso sulla e di chi è la colpa se la Costituzione non viene applicata? Dei politici? Ascolta, la cosa ancora più grave, mentre appunto allora, premesso che in tutte le Costituzioni, in nessuna Costituzione viene messo l'ordine dei poteri dello Stato nel giusto ordine e nella quantità giusta, perché i poteri dello Stato sono almeno quattro, cioè quello legislativo, quello esecutivo, quello giudiziario e soprattutto il primo, quello monetario, perché se non controlli la moneta non controlli un cazzo. Allora, in Italia avevamo una bella legge, anzi due belli articoli della Costituzione, mi sembra il 42 e 43 proprio. 42, 43 o 41, 42, adesso non mi ricordo bene. E che diceva? Che la gestione del credito e del finanziamento deve essere controllato dallo Stato. Allora, non solo lo Stato non ha mai applicato questa legge, ma addirittura ha dismesso quelle poche funzioni che ci aveva. Quindi, per esempio, nel 91 ha privatizzato la Banca d'Italia, mentre prima era del Tesoro, ed era controllata dalle tre banche BIN, Non è che era controllata, erano attraverso il controllo, era controllo azionario, delle tre BIN che avvenivi controllo della banca centrale. Esatto, le tre BIN erano controllate nella parte di proprietà dello Stato. Del tesoro, e quindi attraverso il tesoro. Certo, quindi il tesoro attraverso le BIN controllava anche in ogni modo, oltre a quella diretta tramite il tesoro, l'operatività della Banca d'Italia. Invece no, hanno tanto privatizzato la Banca d'Italia e poi hanno pure dismesso tutte le funzioni, a partire da quell'infame di Pertini dell'85 con quella legge 382, mi sembra, o 383, no, DPR, era un DPR, ha tolto la possibilità di fare da prestatore di ultima istanza alla Banca d'Italia e la concorrenzialità all'interno del mercato finanziario italiano da parte delle banche straniere. Per cui sono entrate le banche americane, israeliane, israelite, della Citi e quant'altro, per cui ce la siamo presa in quel posto, e poi altre cose che non so dire, insomma, praticamente hanno smantellato il sistema di protezione finanziario, bancario e monetario che c'era l'Italia. E quindi oggi ci ritroviamo a questa situazione. Per uscire da questo impasse, come dicono i francesi, ce vo solo uno che scrive: andate a fare in culo tutti, ripristino Beneduce e lo miglioro. Certo. In base alla Costituzione. È nella Costituzione, per Dio! Non è che uno si alza la mattina e dice mo cambio, faccio mie regole. Non dobbiamo inventarci niente, è già tutto scritto. C'è tutto scritto, basta solo applicarlo. Basta dire no, quello che avete fatto è illegale, è incostituzionale, se riprende dove avete lasciato voi e finisce la storia. Non c'è bisogno manco di un provvedimento di legge, non c'è bisogno manco di un Parlamento che lo decide, basta semplicemente un giudice della Corte Costituzionale che dice andate a fare in culo tutti. Questa noi l'abbiamo distribuita in tutta Italia e abbiamo continuato. Aspetta, dammela. Fatelo anche voi. Aspetta, allora.
Allora, questi sono quelli a livello finanziario. Allora, l'iniziativa economica, articolo 41. L'iniziativa economica privata e libera non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale, capito? O in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana. La legge determina programmi di controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata secondo questi fini sociali. Allora, per esempio, i porno shop non potrebbero vendere, oppure viceversa, i casinò virtuali, le scommesse clandestine o non clandestine, i bingo, eccetera, sono tutti fuori legge, lo dice la Costituzione, per Dio. Senza calcolare che neanche pagano le tasse in regola. Articolo 42. La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge. Che a proposito di un certo Salvini, invece, che in campagna elettorale diceva che c'erano più di 60 miliardi di euro di sommerso in evaso da parte delle slot machine e compagnia bella. A me non mi sembra che ne ha più parlato signor Salvini di questa cosa. Tanto per dirne una. Allora, la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge. Per parlare di coerenza delle persone. Della legge che ne, determinano i modi di acquisto, di godimento e i limiti dello scopo di assicurarne la funzione sociale ed renderla accessibile a tutti. Sempre la funzione sociale, in primo luogo per uno Stato sociale è la funzione e il diritto sociale, no? Quindi qualunque altra attività all'interno dello Stato deve essere mirata alla funzione sociale. A fini di utilità generale, la legge può riservare originariamente o trasferire mediante espropriazione o salvo indennizzo allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese che si riferiscano ai servizi pubblici essenziali. Basta ricordare, per esempio, al contrario, che la Fiat ha avuto prima fra il 1946 e il 1971. No, scusa, dal 1971 al 2001 la bellezza di 245 mila miliardi di lire di finanziamenti a fondo perduto, oltre a tutte altre regalie che non so dire. E a partire dal 2002 al 2013 ha avuto altri 140 miliardi di euro a fondo perduto. Allora, se lo Stato era uno Stato di diritto e seguiva la Costituzione, avrebbe potuto tranquillamente darli ai cittadini invece che a dargli la Fiat tutti quei soldi. E i cittadini se compravano la Fiat oppure compravano la Ford, oppure se compravano un'altra cosa, la casa magari, no? E invece non l'ha dati, ma guarda caso. Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi, vincoli alla proprietà terriera privata, fissa i limiti della sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, eccetera, eccetera. E poi, la Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, eccetera, eccetera. Sempre parliamo di sociale, ogni articolo ha la citazione della parola sociale, una o più volte. Articolo 46. A fini dell'elevazione economica e sociale del lavoro, in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi alla gestione delle aziende. Articolo 46, ho detto 45. La Repubblica, infine, incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme. Articolo 47. Disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito, dell'investimento finanziario nei grandi complessi produttivi del Paese e favorisce l'accesso al risparmio popolare della proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi, eccetera. Oh, lo sapete leggere l'italiano voi? E che cazzo, disse la Marchesa. Sempre la Costituzione solo italiana. Pace e bene. Informazione, resistenza, consapevolezza, rivoluzione.